Grazie Presidente. Allora anch'io, come è stato fatto anche dall'onorevole Gräßle, che adesso non c'è più, esprimo preoccupazione perché questi fondi sono stati appunto presi da fondi destinati alla ricerca e vengono poi magari inviati a dei progetti su infrastrutture dove magari si muove criminalità organizzata, dove si muovono gli interessi delle grandi multinazionali che appunto la grande coalizione qua del Parlamento europeo ha grande interesse a tutelare, vista anche la vicenda recente del Lussemburgo, il piano Juncker magari arriva anche per questo, per trovare appunto un punto in comune e trovare soprattutto forse un alibi ai socialisti che stanno abbandonando forse la lotta all'austerità. E questo piano allora forse gli dà un alibi perché in campagna elettorale tanti elettori sono stati ingannati dalle politiche che hanno promesso alcuni partiti socialisti appunto per lottare contro l'austerità. Quindi questo è quello che io penso del piano, è molto rischioso e rischiamo appunto di andare a coprire quello che in realtà sono le volontà dei cittadini europei. Merci.